Maurizio Pepe è ritornato a correre in Calabria, felicissimo di averlo rivisto di nuovo e in attesa del suo inossidabile X19 oggi ha corso con un'Elia. Elia non conosciuta, bella, mi sono divertito, come sempre un'accoglienza unica, un'organizzazione unica qua in Calabria. È un po' distante, però ne vale la pena, sia per il percorso, per l'organizzazione e per l'ospitalità che ci danno. Siamo felici di questa tua affermazione. Vuoi salutare qualcuno? Vuoi ringraziare qualcuno? Niente, tutti quelli che mi stanno vicino e tutti i piloti che hanno partecipato. E grazie a te di essere ritornato a correre in Calabria. Grazie. Grazie a voi. Su, passiamo alle due Sport Car 1004. L'abbiamo visto di solito su una splendida X19. Quest'oggi ci ha deliziato con un Elia Suzuki, quindi chiamiamo Maurizio Pepe. Allora, quando è pronta questa splendida X19? Domani la ritiro in carrozzeria il più presto possibile. Ti aspettiamo allo slalom che ti ho detto io. Grazie Maurizio Pepe. Quinto classificato della scuderia Vesuvio, quinto classificato assoluto della scuderia Vesuvio, chiamiamo Maurizio Pepe. Assessore del comune di Luzzi, Sena? Venga. Visto che si stava riposando. Maurizio Pepe, quinto classificato assoluto dello slalom di Luzzi, premia l'assessore Sena. Della New Generation Racing, della Sur Radical Suzuki, quarto classificato Paolo Almirante Nicola. Sempre chiamiamo un personaggio di Luzzi. Italo Marino, venga a premiare il quinto assoluto. Quarto assoluto. Facciamo un applauso a Italo Marino. Premia il quarto assoluto Paolo Almirante Nicola. Terzo assoluto della scuderia Spromonte Arcangelo Madafferi. Premia Leonardo Gatto. Leonardo, vicepresidente Asa Castrovillari. Scuderia Vesuvio, su Elia Suzuki, secondo classificato Alfonso Casillo. Premio al direttore di gara Massimo Minasi. Dai, forza. Adesso veramente, mentre lo chiamo, vorrei la ola su Elia Suzuki della scuderia Piloti per Passione. Vince il quinto slalom di Luzzi Gaetano Rechichi. Premia Ida Bagri. Doppio applauso per Gaetano e per Ida.